Una cornice importante per la prima edizione della manifestazione Un Gol Insieme, dove giovedì 25 aprile allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo scenderanno in campo gli speciali calciatori del Lanciano Special, ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche, partecipanti del campionato paralimpico di terzo livello di calcio a 7, che giocheranno insieme agli atleti under 17 delle società FIGC di Teramo. Un evento al cui interno si svolgerà anche la finale della Coppa di provincia di terza categoria tra Nuova Toranese e Mocianesi, dedicata alla memoria di Pietro Di Pietro, grande conoscitore del calcio dilettantistico teramano e persona dedita al sociale. Una giornata di sport all'insegna dell'inclusione che inizierà dalle 14 e terminerà alle 17 con la gran finale, dove saranno presenti anche il delegato provinciale FIGC Domenico Pelusi e l'assessore allo sport della città di Teramo Alessandra Ferri. Questo è un evento importante per la città e per lo sport, perché appunto abbiamo una dimostrazione di come l'inclusività sia viaggi sugli stessi binari dello sport, e questo evento del 25 aprile ne è sicuramente una testimonianza. Ho appena ringraziato Domenico Pelusi, che ha organizzato a nome della LLD di Teramo questa manifestazione, e come dicevo poco fa è un piacere poterlo ospitare nello stadio Bonolis, ed è già nel programma piena di significati, perché in realtà c'è dapprima un'attività per i pulcini, quindi per i bambini molto piccoli che si avvicinano con i primi calci allo sport, imparano a stare in squadra, a fare squadra, le regole. E c'è un momento significativo per quanto riguarda il binomio, indissolubile in realtà, anche se forse un po' ripetuto, ma non può che essere così, tra lo sport e l'inclusione, con delle squadre che si affronteranno con atleti con disabilità e normodotati, e poi effettivamente l'evento agonistico con la finale di Coppa. Quindi una manifestazione che è stata pensata veramente in maniera molto completa e molto significativa, a cui speriamo partecipino davvero tante persone.